Siamo qui oggi a Coirnier per la quinta edizione del Bugionen dell'anno, dedicato quest'anno alla consulta delle società operaie Alto Canavese. Siamo qui con Angelica Liotine, responsabile del CGL di Alto Canavese. Grazie a tutti, allora, per essere presenti. Questa più che un'iniziativa è una festa, la festa dello SPCGL sulle società di mutuo soccorso. La Camera del Lavoro di Coirnier Alto Canavese, la presenza è importante qui alla manifestazione, a questa bellissima iniziativa. Perché? Perché le società di mutuo soccorso sono l'origine del sindacato. Ricordiamoci la mutualità, che molte volte non si sa neanche il significato, e l'aiuto vicendevole fra le persone, quindi nasce da lì la solidarietà, l'aiuto alle classi operaie, ai soggetti più deboli. Quindi ricordiamo che negli anni 50, nei duri anni 50, quando le aziende non potevano far fare le assemblee sindacali all'interno delle fabbriche, esistevano le società di mutuo soccorso, dove le persone, i lavoratori e le lavoratrici, che molte volte arrivavano anche dal comparto agricolo, si riunivano per i loro grandissimi problemi che avevano a loro, e non veniva mai negato anche un piatto caldo. Noi dobbiamo sempre ricordare le società di mutuo soccorso, che purtroppo negli anni si sono purtroppo ridotte nei numeri, e purtroppo anche poche persone che partecipano a queste società ne fanno parte. È stata un'iniziativa molto importante, che verrà dato un po' riconoscimento grazie allo SPCGL che attua questa iniziativa. La cosa più importante è ricordare che queste società sono ancora un punto di ritrovo per piccole comunità, paesi sperduti, per gli anziani, quindi persone che non sanno a molte volte dove andare, soprattutto che sono isolate. Quindi ci sono società piccolissime. Oggi vedremo tutte le 26, 27, non mi ricordo neanche il numero esatto, delle società di museo verranno premiate dell'Alto Canavese. Ci sarà anche quella di Pinerolo, che è stata la prima nel 1848 a nascere, perché noi dobbiamo dire grazie allo Statuto Albertino del Regno Sabaudo, che nel 1848 ha dato nascita a questa affermazione delle società di mutuo soccorso. Dopodiché tutto quello che è nato dopo sono associazioni professionali, artigianali, ma soprattutto il nostro grande sindacato, che nasce da queste origini. Quindi io do un'importanza molto elevata a questa iniziativa proprio per questo, per l'importanza che hanno ancora oggi queste società di mutuo soccorso, che vorrei che fossero ancora nella memoria soprattutto dei giovani, perché questa è la realtà. Noi siamo qui non per ricordare agli anziani quello che è stato, perché se lo ricordano bene, e per dare un segnale ai giovani che queste società devono continuare ad esistere per dare solidarietà alle persone anziane, che purtroppo siamo una popolazione sempre più anziana che c'è in questo Alto Canavese. Alfredo Ghella, segretario generale della SPCGL, siamo qui oggi per la quinta edizione del Bugionen dell'anno, dedicato quest'anno alla consulta delle società operaie. Sì, diciamo che è stato quasi un dovere alla quinta edizione dedicarla alle società operaie, perché sono una costola del sindacato. Oltretutto in questo territorio qua hanno una storia molto importante, molto forte, in difesa del lavoro, in difesa dei anche proprio dei diritti minimi dei lavoratori, la pensione, quando si facevano male, tutto. E soprattutto credo che questo è un po' anche il punto che ci ha fatto convincere a dare questo premio alle società operaie quest'anno. Perché le società operaie sono il centro della solidarietà e della partecipazione, che è proprio quello che sta mancando oggi nel paese, e non solo nel paese, nel mondo. Se prevale sempre l'individualismo, se siamo tutti individui e tutti consumatori, credo che andiamo verso un mondo dove non c'è più la democrazia. Si finge, ma questo non ci porta da nessuna parte. 26 le società operaie che vengono premiate oggi, che spaziano un po' in tutto il Canavese, e anche quella di Pont, che è una delle più storiche. Allora, noi in realtà abbiamo anche una società operaia fuori Canavese, che è quella di Pinerolo. È stata invitata perché il suo vicepresidente terrà adesso qui un intervento, ed è la più vecchia d'Italia. La società di Pont è una delle più importanti nella storia del Piemonte e anche d'Italia. È nata 150 anni fa e più, ha avuto delle vicende molto dure, con battaglie molto importanti, ma non solo in difesa dei diritti dei lavoratori, ma anche proprio in difesa della democrazia. Cioè, quando il fascismo imperava, la società operaia c'era ancora, e lì una fiammella di dignità per il mondo del lavoro si manteneva. E questo però ha portato i frutti poi nel dopoguerra, dove le società operaie permisero nei momenti duri per i lavoratori di avere la possibilità di
avere un punto garantito. Faccio un esempio: quando c'erano i grandi scioperi all'inizio del Novecento, la gente non riusciva a mangiare. Adesso sembra che faccia ridere. Le società operaie preparavano un piatto di minestra per i lavoratori che da 2-3 mesi erano in lotta, non per grandi conquiste, semplicemente per avere i soldi per arrivare alla fine del mese per le loro famiglie. E quindi credo che questo sia importante, tant'è che poi la società operaia di Pont, il suo presidente Barinotto, è responsabile di tutte le società operaie, è il garante di tutte le società operaie del territorio. Naturalmente noi diamo un premio a tutte le società perché tutti concorrono alla difesa di questi diritti. Le società operaie hanno un futuro? Questa è una gran bella domanda. Le società operaie dovrebbero avere un futuro. Di queste 26 operaie che premiamo, però un 4-5 sono chiuse, cioè non riescono a trovare ulteriori gestori. Io credo che debbano avere un futuro perché la mutualità continua a essere un grande valore e soprattutto lo devono riscoprire i giovani, che in questa fase sono effettivamente un po' presi da personalismi, sono estranei alla battaglia sociale. Io credo che le società operaie possano avere un futuro se i giovani, comprendendo queste cose, credono nella mutualità e le rivitalizzano. Io sono fiducioso.